Un infinito ponte si stende da una parte all'altra della mia coscienza. Correndo, spero di raggiungere uno dei due capi. Ma come posso decidere da che parte andare se non scorgo né l'inizio né la fine? L'unica cosa che posso fare è correre il più lontano possibile da qui. Non importa dove giungerò, l'importante è scappare. Credi che sia questa la soluzione? Scappare? Io non sto scappando. Ma lei chi è? Perché mi sta seguendo? Vuoi lasciare tutto alle tue spalle? Ma insomma, le ho chiesto chi è, perché non risponde? Pensi di aver fatto tanta strada? Cosa importa lei? Dove sto andando e quanta strada ho fatto? Eh? Cosa importa lei? Stavo facendo una passeggiata, solo che... Solo che si vede benissimo che non sai dove stai andando. Si vede benissimo che non sai da che parte riemergerai. Chi diavolo ha mai parlato di riemergere? Riemergere? Riemergere da cosa poi? Lei è completamente pazzo. E ora per favore mi lasci stare, che non ho tempo da perdere in chiacchiere. Chiacchiere, dici? Sarebbe molto più semplice piuttosto se riuscissi a capire che non puoi sbarazzarti di me. Ogni volta che devi scegliere da che parte andare, sono io a creare il bivio e quindi a creare la necessità di una tua scelta. Stai scappando unicamente perché sono stato io a spaventarti. Sono stato io a farti capire quanto la strada che hai imboccato sia sbagliata. Sono io, sono io, sono io! Chi diavolo sei? Non sai nemmeno dove sto andando e mi dici che ho imboccato la strada sbagliata? Tu chiedi a me chi sono? Pensi di sapere chi sei tu, invece? Lasciami stare, per favore, lasciami in pace, non so nemmeno di cosa stai parlando. Hai sbagliato persona, evidentemente, hai sbagliato persona. Sì, deve aver sbagliato persona, e ora vai, vattene via! Cerchi la persona sbagliata, magari la persona che stai cercando è andata dall'altra parte, è corsa via dall'altra parte. Se fossi corso dall'altra parte non sarei qui a fare queste domande. E comunque, pensi davvero di poter mentire alla tua coscienza? In un attimo tutto si sbriciolò. I margini tra sogno e realtà, tanto solidi fino a quel momento, cedero improvvisamente e le ombre che regnavano unicamente nei miei incubi ora si aggiravano libere, fondendosi e mischiandosi con quel mondo che prima d'allora era stato tanto razionale. Riesci anche a riposare? Scusa se ho fatto un po' di rumore. In effetti, non deve essere facile riposare, con questa voce che ti rimbomba nella testa. Non sono riuscito a chiudere occhi. Fidati, lo so. È perché non sono scappato abbastanza lontano. Sei ancora convinto che correre sia la soluzione, dunque? Sai, per quanto tu correrai, il riflesso della tua colpa ci sarà sempre. Incorniciato in tutti gli specchi che affronterai. Ma se non posso nemmeno scappare, cos'altro posso fare? Mi sembra di soffocare. Tutto intorno a me si sta rompendo. Le giornate passano via talmente veloci che l'unica cosa che mi rimane è questa totale mancanza di fiato, un peso sullo stomaco. Le cose belle della mia vita hanno dei contorni ormai troppo, troppo, troppo sfocati. Questo luogo è l'unico rifugio che mi rimane da... Da tutto il resto del mondo. La tua non è una vera fuga. Tu ti stai solo accontentando. Hai paura?
di condividere il tuo sguardo con le persone che ti stanno vicino. Hai paura che il loro sguardo ti dimostri delusione. Delusione per quello che sei. Smettila, per favore. Gli attimi si stanno accorciando. Non riuscirai a riafferrare i bordi della tua esistenza se non reagisci. Ma cosa posso fare? Ho paura. Sai benissimo cosa devi fare. Devi... Devo affrontare il resto. Devo affrontare quello che c'è al di là di quella porta. Ciò che cerchi è riflesso nello specchio. Non so da quanto tempo correvo, probabilmente da tutta la vita, ma questo oramai non aveva più importanza. Sapevo da cosa stavo scappando.